la torta alla ricotta e mirtilli. Questo dolce è così composto da una base di biscotti sbriciolati che metteremo insieme al cioccolato bianco fuso, a una crema di ricotta e una gelée di mirtilli. Iniziamo dalla base. Abbiamo appunto dei biscotti e del cioccolato bianco. Il cioccolato lo mettiamo a sciogliere a bagnomaria e lo uniamo poi ai biscotti in una boule più grande una volta che si è sciolto. Questa è un'ottima base e un buon consiglio se non avete tempo di fare una frolla, di fare una sablé, di fare insomma la base per le vostre torte. Quindi possiamo sempre prendere dei biscotti, anche dei biscotti secchi o dei biscotti al burro che abbiamo in casa e metterli insieme o al cioccolato bianco oppure al burro. È una base ormai consolidata, quindi non abbiamo scuse, le torte le possiamo fare. Una volta che il cioccolato è sciolto, lo versiamo all'interno della boule. E uniamo i biscotti sbriciolati. Mischiamo insieme e creiamo un impasto. Una volta uniti i due ingredienti, vado a creare la base. Utilizzo un anello appoggiato su un sottotorta. Io utilizzo questa striscia di acetato, la metto intorno all'anello perché questo mi consente poi di togliere, di sfilare l'anello senza fare fatica. Se abbiamo a casa uno stampo apribile, lo possiamo chiaramente utilizzare. Perché ci serve apribile? Perché noi mettiamo la base, la metteremo in freezer a rapprendere e poi andremo a costruire la nostra torta all'interno dello stampo. Quindi andrà poi uno strato di crema, di ricotta e poi la gelée. Tutto va raffreddato, va rappreso in freezer e alla fine noi dovremo o sfilare l'anello in questo modo oppure aprire lo stampo a cerniera e quindi togliere agevolmente la torta. Mettiamo i biscotti con il cioccolato come base all'interno dell'anello. Con il cucchiaio vado ad appiattire e a creare proprio un fondo dello spessore di circa 3-4 mm, come una frolla. Lo spessore è quello. Appiattiamo bene, copriamo tutti gli spazi. La base dovrà essere omogenea e a questo punto la mettiamo in freezer a rapprendere per circa un'ora. Ora preparerò la crema di ricotta. Utilizziamo questo tipo di ricotta di origine piemontese, si chiama Seiras. La differenza rispetto alla ricotta che usiamo abitualmente è la consistenza. Ha una consistenza più cremosa, noi siamo abituati a vedere la ricotta un po' ruvida ed è più delicata come sapore. Aggiungiamo lo zucchero e la buccia grattugiata di un limone. Mischiamo tutto insieme. Ed ha già una consistenza cremosa. Sciogliamo la gelatina già ammollata in acqua fredda nel latte tiepido. La sciogliamo bene. Quando facciamo questa operazione, quando sciogliamo la gelatina, è importante che il latte o la panna siano tiepidi, non troppo caldi. Se è troppo caldo, esce fuori un sapore non troppo gradevole della gelatina. Una volta sciolta la gelatina, la inserisco insieme alla ricotta. Giriamo bene con la frusta. Dobbiamo togliere gli eventuali grumi. E da ultimo aggiungiamo la panna semimontata. La panna la teniamo semimontata perché poi andandola ad aggiungere alla ricotta la montiamo ulteriormente con la frusta. Finché la nostra crema rimanga soffice, mi fermo a un certo punto con la frusta e se dobbiamo girare ancora ci aiutiamo con un leccapentole.
Mischiamo un po' e la nostra crema è pronta. E questa è la consistenza. Ora vado a prendere la base, che nel frattempo si è raffreddata, si è rappresa. E verso la crema di ricotta fino a mezzo centimetro circa dal bordo, lasciando così lo spazio poi per la gelea in mirtilli. Con questo movimento andiamo a distribuire in maniera uniforme la crema all'interno dello stappo. Una volta distribuita la crema in maniera uniforme sulla superficie della torta, posso portarla in freezer a raffreddare per almeno un'ora. Adesso prepariamo la gelée ai mirtilli. Prendiamo un pentolino, versiamo i mirtilli, del vino rosso e dello zucchero semolato. Lasciamo andare e facciamo sobbollire per circa 5 minuti. Il mirtillo è un frutto che a me piace molto, perché da bambina si usava con i genitori andare a raccoglierli in montagna e con quelli la confettura viene davvero buona e a me piace utilizzarla per le crostate. Lo faccio ancora ogni estate, non vado più a raccoglierli, li acquisto, non si trovano facilmente quelli selvatici, però vale davvero la pena. Una volta cotti i mirtilli per circa 5 minuti, li frullo con un frullatore a immersione. Facciamo attenzione a non sporcarci con i mirtilli perché la macchia è difficile da tirare via. Frulliamo. Inserisco ora la gelatina, precedentemente ammollata in acqua fredda, e la faccio sciogliere all'interno della purea calda. Quando abbiamo sciolto per bene e non ci sono grumi, setacciamo la nostra purea in modo che risulti liscia liscia la nostra gelatina alla fine. Quindi prendiamo un setaccio, una boule e la filtriamo. Mi aiuto con un cucchiaino. C'è un profumo di mirtillo e non ne avete idea. Terminiamo. Adesso posso andare a prendere la mia torta dal freezer, una volta che è ben fredda, e versare sulla superficie la gelatina di mirtilli. Adesso che ho fatto raffreddare la gelatina, la posso versare sulla superficie della mia torta. Facciamo attenzione a non farla uscire, deve essere proprio a filo. Ora la mia torta va nuovamente in freezer a raffreddare per un'oretta circa, di modo che la gelatina sia ben solida. Una volta che la mia torta è fredda, posso sfilare l'anello. Se avete utilizzato lo stampo apribile, lo potete aprire. L'acetato lo togliamo per ultimo, così la nostra torta rimane pulita. Possiamo decorare con dei mirtilli. Possiamo utilizzare delle foglioline di menta che danno colore. Questo al centro e da ultimo una spolverata di zucchero a velo. Posso togliere l'acetato e la mia torta alla ricotta e mirtilli è pronta. Per preparare la torta di ricotta e mirtilli
Ho realizzato la base unendo i biscotti sbriciolati e il cioccolato bianco fuso. Ho versato il composto in uno stampo e l'ho messo in freezer. Ho preparato la crema di ricotta. Ho mescolato la ricotta Seiras con lo zucchero, la scorza grattugiata di un limone, la gelatina e la panna semimontata, mescolando energicamente fino a ottenere una consistenza vellutata. Ho versato la crema di ricotta sopra la base e ho messo nuovamente a riposare la torta in freezer. Ho realizzato poi la gelée. Ho cotto i mirtilli in un pentolino con lo zucchero e il vino rosso per qualche minuto e li ho frullati, facendo poi sciogliere all'interno della purea la gelatina. Ho poi setacciato e versato la gelée sulla torta ben rappresa. Dopo aver fatto nuovamente riposare la torta in freezer, l'ho decorata con mirtilli e foglie di menta.